Venne devastata per prima cosa la vita di 5 persone, le 5 vittime. Remo Cortinovis, 34 anni, di Lenna, che annegò nel portare l'auto al riparo nel bosco. Angelo Salvetti, 22 anni, di San Giovanni Bianco, che dentro l'auto in panne venne travolto dal fango a mezzogiorno e fu ritrovato giorni dopo nell'Adda. Paola Tornaghi, un'altra 22enne, stavolta di Sesto San Giovanni, anche lei sorpresa dalla valanga d'acqua a mezzogiorno. Marco Taburini, 22 anni, di Mediglio, Milano. E Barbara Orlando, appena 15enne, di Longuello. I loro corpi non sono mai più stati recuperati. Acqua violenta. Rivolto alla luna è il tuo sguardo, uomo, in cerca di un domani sicuro e non effimero, tra speranze di vita congelate da quest'acqua violenta. Rivoli di respiro si fondono con il fango che si nutre di morte, sospendendo nell'aria i battiti del cuore, come rintocchi che il vento disperde. L'acqua mi invade, acceca, perseguita. La mia voce non c'è più.